Celebrare San Francesco è sempre un'esperienza molto alta, soprattutto nel momento storico che viviamo oggi. Lui può essere un faro, un riferimento sul vero e sano e genuino modello di vita, che deve essere quello dell'esempio, quello di donarsi agli altri, quello di essere inclusivo, quello della solidarietà. Una solidarietà e un'attenzione agli ultimi che deve diventare la vera rete infrastrutturale del nostro paese. E una rete infrastrutturale del nostro paese può nascere solo dalla parte politica, da chi rappresenta le istituzioni, che si mette al servizio della gente. È stato il Piemonte il 3 e 4 ottobre ad Assisi a donare l'olio per la lampada che arde presso la tomba di San Francesco durante le celebrazioni del santo patrono d'Italia. Con Laus, il presidente della giunta regionale Sergio Chiamparino, i consiglieri Davide Gariglio, Stefania Bazzella, Alfredo Monaco, la sindaca di Torino Chiara Appendino e molti primi cittadini. Le autorità piemontesi hanno partecipato il 3 ottobre al corteo verso la Basilica Papale Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, dove il Piemonte ha offerto i doni durante la commemorazione del transito di San Francesco. Il 4, dopo l'incontro nella sala della conciliazione del Palazzo Municipale, dove il Presidente del Consiglio Laus, insieme ai sindaci del Piemonte, ha firmato il libro d'onore, il corteo ha raggiunto la Basilica Superiore di San Francesco per la celebrazione solenne dell'accensione della lampada votiva. Al termine, i discorsi ufficiali sulla loggia del Sacro Convento.